Buonasera amici sportivi, Strade d'Abruzzo, questa sera una veste particolare, perché? Perché abbiamo scelto di parlare, di commentare di quello che è stato l'Abruzzo portato nel mondo nel giorno del Blockhouse, ovvero le strade che da Rocca Morice hanno fatto scoprire il Blockhouse dal suo versante più duro. Abbiamo deciso di fare un punto della situazione, un commento con l'assessore regionale allo sport e alla sanità Silvio Paolucci. Buonasera assessore. Buonasera a voi. Grazie per aver accettato il nostro invito e a chi ha disegnato questa splendida giornata che è Maurizio Formichetti. Buonasera. Delegato dall'RCS per l'Abruzzo. Ciao Maurizio, buonasera. Ciao. Qualche ora fa, diciamo così, Silvio Paolucci, c'è stato lo spettacolo del Blockhouse. A mente fredda lo facciamo un commento. Intanto Danilo Cinquino, che saluto in regia, ci mostrerà tutte le immagini più belle della giornata. Ma ovviamente per gli obiettivi che la regione si era data è stata una sfida intrapresa e vinta, perché davvero tutto è andato bene. Voglio ricordare che grazie a Maurizio è un lavoro che ci portiamo avanti da 10 mesi, nel senso che richiede una organizzazione che per tempo, dal momento in cui acquisisci i favori, i pronostici e poi conquisti la tappa, al momento in cui la organizzi con tutti i suoi aspetti, che Maurizio saprà rappresentare meglio di me, dalla sicurezza, alla mobilità, alla stessa organizzazione dei lavori sulla viabilità che andava garantita, e, insomma, richiede un coordinamento molto significativo tra tutte le istituzioni. E quindi credo che sia stata una scommessa vinta, perché è stata fortemente voluta, è stata voluta da Maurizio quando nel luglio del 2016 tornò in assessorato allo sport e parlammo di questa tappa disegnata per bene, una grande vetrina, intendevamo fosse una grande vetrina estrata per la nostra regione. Guardi che bello assessore, la gente che ha gremito la località Mamma Rosa con tutti i mezzi possibili. Mamma Rosa e poi lo spettacolo lungo tutta la fascia adriatica, abbiamo legato questa splendida Costa dei Trabocchi a questa straordinaria salita e al Parco Nazionale della Maiella, e ci sono stati, ovviamente, come era pronosticabile peraltro essendo di domenica, tantissimi tifosi lungo tutte le strade del percorso che è stato così bello per la nostra regione, quindi una scommessa vinta che ci dice che dobbiamo rilanciare anche per l'anno prossimo. E chiaramente io coglierò l'occasione nel corso di questa puntata speciale di Strade d'Abruzzo, poi torneremo sulle strade proprio dal punto di vista pratico con Maurizio Formichetti quando sarà possibile. Colgo l'occasione, assessore Paolucci, per raccontarle che io, seguendo un po' il Giro d'Italia da vicino, si parla del Blockhouse quasi tutti i giorni. Beh sì, perché dal punto di vista tecnico una bella tappa, è che per quanto riguarda il Giro certamente ha intanto fatto una prima selezione tra chi può aspirare a vincerlo e chi non poteva dopo il Blockhouse aspirare a farlo, ma allo stesso tempo, perché è stata davvero una bella tappa, mi pare che anche le valutazioni e i giudizi sulla tappa sono stati lusinghieri per la nostra regione. Che messaggio è venuto nel mondo della regione Abruzzo? Beh, un bellissimo messaggio per tutta quella che è stata un'ora diciamo di diretta alla fine, ma per chi l'ha potuto vedere per tutte 3-4 le ore, una diretta stupenda, delle cartoline meravigliose della nostra regione, che a noi fanno dire che abbiamo indovinato nel 2017 ad aver investito sulle due ruote, sugli eventi sportivi e coordinato una serie di politiche per quanto riguarda l'area di risulta del tracciato ferroviario, quindi la ciclopedonabilità di tutta la costa adriatica, i percorsi a pettine, ma anche sul Blockhouse, l'investimento che noi stiamo portando avanti sugli impianti e l'impiantistica a Fune tra Passo Lanciano e Mamma Rosa. Ecco, questo, insomma, sono politiche coordinate che dimostrano che la regione deve fare così: investire su un grande evento sportivo, rilanciare l'immagine della nostra regione, fare in modo che sia una splendida vetrina e legare attorno a questo evento e a tanti eventi una serie di politiche che sono ovviamente coordinate. Qui Maurizio faticavo come ha faticato Nibali per tenere Quintana su questo tratto.
quasi. No, scherzi a parte, complimenti. Sono saliti i primi 5 fra i 20 e 9 e i 20 e 0,1 di media. Questo ti fa capire. Dai, io qui salivo a 17-16, quindi va bene, no? Sì, sì. Prendevo sì, 40 minuti in una salita. Scherzi a parte, Maurizio, complimenti. Ma complimenti, io amo questa regione, cerco in tutti i modi di valorizzarla per quello che posso da un punto di vista ciclistico. Come ho detto sia privatamente che pubblicamente sia all'assessore, io mi auguro che questo bellissimo spot pubblicitario che la RAI, il popolo delle biciclette, il popolo dei tifosi ha dato a questa regione non venga meno nel futuro, nel senso che ci sia comunque una prosecuzione di tutto ciò che è stato. Io dico semplicemente questo e me ne rammarico. Io ho portato per 2 volte il Tirreno Adriatico sul preditivo, ho portato 3 volte la Tirreno Adriatico a Chieti, una volta a Guardia Grele, ho fatto fare 5 passaggi su a Passo Lanciano e non ho visto poi nel proseguo degli anni che il preditivo abbia investito o abbia fruito di questa situazione, la stessa cosa posso dire per Chieti. Nel senso, quando uno investe deve poi avere dei risultati positivi e posso garantire fermamente e serenamente che quest'anno col Brockhaus è stata la prima volta, e lo dico serenamente anche grazie alle sinergie che ci sono state a partire dall'assessore Paolucci, poi con l'assessore Di Matteo che è l'assessore ai parchi, ma anche con le province, con tutti i comuni, c'è stata veramente una voglia di valorizzare l'Abruzzo e questo mi ha riempito di gioia. Io ho seguito la corsa in macchina insieme all'occhio e non vi nego, e lo dico con tanta modestia, io ho pianto ogni volta che sono passato, mi sto commuovendo pure adesso. Le strade di casa. Le strade di casa, di vedere Francavilla, vedere Vasto, vedere San Salvo, vedere Fossa Cesia, vedere Chieti Scalo, Manoppello, Letto Manoppello, Rocca Morice, la salita, vedere tutta quella gente su a Mamma Rosa mi hanno riempito di gioia. Queste sono strade d'Abruzzo, ma perché il nome della trasmissione è quello, assessore, ma sono posti d'Abruzzo veramente molto belli, eh? Sì, posti splendidi, ci sono stati anche commenti di chi ci è venuto per la prima volta, molto significativi e toccanti, e hanno potuto vedere come si sta in un luogo, parlo dell'arrivo, dove siamo tra i 14 posti al mondo dove è possibile sciare guardando il mare, e quindi credo che abbiamo dato davvero un ottimo spettacolo dei nostri territori e anche uno spettacolo di pubblico, di passione civile, umana, insomma, ecco, veramente una bella vetrina. Queste intanto sono le fasi salienti della tappa, Maurizio, la vittoria di Nairo Quintana che secondo me si dovrà difendere molto da Tom Dumoulin in questo giro. Per le prossime tappe sì, penso pure io. Io voglio fare un dato statistico che è importante. Questa tappa ha avuto 3 milioni di spettatori, uno share di quasi il 24%. Di domenica, contemporaneamente, c'era anche il Gran Premio di Spagna di Formula 1, c'erano le partite di Serie A, la giornata era anche piacevole per andare al mare. Questo fa capire quanto l'Abruzzo tenesse a questa tappa e quanti gli italiani credevano in questa tappa, perché lo dico e lo ripeto, nel futuro ci saranno tantissime tappe importanti anche da un punto di vista altimetrico e di lunghezza, ma una salita come questa nostra nel giro d'Italia non si potrà riscontrare. Nei prossimi giorni ci sarà la doppia scalata dello Stelvio, del Mortirolo, ci saranno le tappe, la tappa che arriverà in Val Gardena, però penso che una tappa come questa, se voi analizzate un attimo l'ordine d'arrivo, sono arrivato un corridore, 2 corridori, un corridore, 3 corridori, che non era mai successo. Vi faccio una domanda, può rispondere chi vuole. Il vero Blockhaus, non che non sia vero quello di Mamma Rosa, è a 2100 metri, qualcosina di più, all'altezza della Madonnina. Per arrivare lì su, assessore, e fare la tappa forse storica? Beh, si sa, c'è un grande problema che riguarda anche il mondo delle due ruote attorno alla, tra virgolette, attuale proprietà della strada, ovvero in parte anche della conflittualità creatasi con il parco, come si sa. Però, ecco, detto questo, sono gli ultimi tratti, davvero è stata una tappa che ha promosso, anzi dico, credo che sia stata una tappa
degli abruzzesi sentita davvero come abruzzese. Anche perché non ci dimentichiamo che le prime due ore di gara si è ammirato sempre con tutta la diretta televisiva tutto il lungomare, la costa dei Trabocchi, da San Salvo fino a Francavilla, quando poi la corsa è andata all'interno. E Maurizio accennava che c'è stato uno spettacolo e un numeroso pubblico a casa che non poteva che dar atto che la scelta che si è fatta sin dallo scorso anno è stata vincente. Insomma, ci raccontate quanto è stato difficile organizzare questa tappa? So che Paolucci e Formichetti si sono sentiti, non dico H24, ma quasi per 10 mesi. Come è nata intanto l'idea? Partiamo da un anno fa. Intanto nasce da un ritorno da Milano che Maurizio, credo incontrando l'RCS, tenne e arrivò in assessorato chiedendomi: che dici se la regione organizza una bella tappa tutta abruzzese su una delle più belle salite? Ti prometto che sarà la più bella salita del giro. Così è nata. E Silvio Paolucci ha detto: ok, procedi. Assolutamente sì, con alle spalle una piccola esperienza, quella dell'anno ovviamente precedente, sì, a Roccaraso. E diciamo che mi coinvolgeva l'idea di fare una tappa davvero tutta abruzzese. E poi quando mi disse: guarda, per renderla più abruzzese, che abruzzese non si può, Costa dei Trabocchi e Blockhaus e Maiella. E poi credo... Maurizio, raccontaci il percorso per arrivare ad ottenere l'ok. No, quando sono stato a Milano e parlando, perché ero stato convocato anche per un discorso legato alla squadra Nippovini-Fantini, Mauro Venni mi disse a un certo punto: ma te la senti di organizzare una tappa in Abruzzo? Io disse: sì, io te la organizzo se saliamo da Rocca Morice, ma hai carta bianca. E così è stato, ho avuto carta bianca. La tappa non doveva partire da Montenegro di Bisaccia, ma da Termoli. Poi a un certo punto Termoli, per questioni e ragioni che, del luogo, si è tirato un attimo indietro, e la Gazzetta dello Sport mi ha detto: guarda, a questo punto mi devi trovare anche un posto di partenza. Ho chiamato un amico a Montenero, quando gli ho prospettato la possibilità di una partenza del Giro d'Italia, questo qua camminava sospeso nell'aria. Sono stato giù, ho parlato con il sindaco, ho parlato con un po' di amici, e è nata la tappa Montenero di Bisaccia Blockhaus, che poi è la tappa, diciamo, che è abruzzese, perché Montenero è vero che è al confine con la nostra regione, ma è una cittadina che possiamo dire che è abruzzese adottata. Di conseguenza la tappa è stata una tappa interamente sul territorio abruzzese. Silvio Paolucci poco fa parlava del tuo colloquio con i vertici dell'RCS a Milano. Io so che Mauro Venni, che saluto, il direttore del Giro d'Italia, è molto severo nei suoi commenti. Cosa ti ha detto dopo la tappa? Beh, durante il tragitto, quando siamo passati per Chieti, ha chiamato, lui era nella macchina, mi ha detto: anche oggi hai rifatto il giro delle sette chiese a Chieti. Io ho detto: ma non potevo fare diversamente, anche perché avevo dei problemi di strade che non erano abbastanza confacenti al passaggio del giro, e poi soprattutto una città che comunque io dovevo valorizzare, perché sono anche teatino. E poi invece, quando siamo arrivati sopra, mi ha stretto la mano, mi ha abbracciato, e poi il secondo indizio che era contento, quando sono andato al quartiere tappa, lui stava facendo una riunione tecnica con tutto lo staff, io ho bussato, ti volevo salutare, no, ma resta con noi. Praticamente sono stato mezz'ora a sentire i resoconti che lui ha fatto con i suoi uomini, e questo è il sinonimo, il sintomo che lui era contento e che comunque mi stima come amico e come persona. L'Abruzzo al centro dell'attenzione, Silvio Paolucci. Tra pochissimo, pochissimo intendiamo meno di un mese, noi abbiamo registrato questa trasmissione proprio subito dopo la tappa del Blockhaus, quindi diciamo il 15 e 16 giugno ci sarà il Giro d'Italia Under 23, che torna dopo tanti anni, fortemente voluto dal CT della nostra nazionale Davide Cassani, e l'Abruzzo sarà ancora protagonista perché Casalinco Contrada, Campo Imperatore, con la tappa più dura del giro. Insomma, Abruzzo ciclismo è un bel binomio. Sì, abbiamo dedicato il 2017 davvero al ciclismo, perché noi abbiamo all'inizio del mandato recuperato un trofeo storico qual è il Matteotti, che ricordiamolo insieme, fino a 2 anni fa rischiava davvero di non tenersi più. Dopodiché abbiamo investito ovviamente sul Giro d'Italia con una tappa ormai a giudizio di tutti davvero splendida,
ma abbiamo investito anche sia sul giro Under 23 che lancia le nuove promesse, ma anche sul giro donne. Io credo che sia stato un anno davvero molto significativo per il ciclismo in Abruzzo, che continuerà ad esserlo perché abbiamo di fronte gli altri appuntamenti e che credo sia e rappresenti ancora una volta la politica coordinata di cui parlavo prima. Gli eventi si, come dire, tengono soprattutto sul ciclismo, stiamo investendo intanto sulle due ruote e sulle leve del turismo che comporta anche quello sportivo e che ci riguarda appunto da vicino, e quindi continuiamo ad investire in quella direzione. Tra l'altro, Maurizio, Campo Imperatore, l'arrivo proprio di tutto il Giro d'Italia Under 23, rampe che riportano indietro i tempi di Marco Pantani 1999, e quindi credo che sia una frazione bella. La salita Pantani è stata Pantani, proprio dal comune dell'Aquila, intitolata a Marco Pantani. Marco Pantani, come è stata? Che strade sono quelle? Che strade d'Abruzzo sono? Ma sono strade spettacolari, purtroppo un pochino sofferenti per tutto ciò che è successo quest'inverno, e in particolar modo la zona di Ricopiano. Ma sono dei posti per andare in bicicletta bellissimi, duri, perché è vero che c'è pianura fra lo scollinamento di Sole per andare a Campo Imperatore, però è una pianura strana perché c'è un vento che ti fa pedalare come se tu andassi ancora in salita. È un posto selvaggio, tant'è che tantissimi spot pubblicitari su macchine o quant'altro vengono girati in quella zona. Questo fa capire la bellezza che noi abbiamo. E credo anche che i cinque parchi che noi abbiamo, anzi uno sicuramente già ha avuto uno sviluppo forte con il turismo e con l'economicità, che è quello, il Parco Nazionale d'Abruzzo, del Lazio e del Molise, che era una volta il Parco Nazionale d'Abruzzo. Io mi auguro che anche il Gran Sasso Monti della Laga, la Maiella e il Velino diano questo input e questo sviluppo che l'Abruzzo merita. Prima l'assessore parlava e diceva che l'Abruzzo è una delle 15 regioni o 11 regioni posti al mondo dove si può sciare e guardare il mare. Io ripeto e rinnovo, come disse anche nell'intervista che facemmo su al giorno della ricognizione, National Geographic ha detto che l'Abruzzo è la prima regione al mondo per spettacolarità di paesaggio e di territorio. Non finisco mai di ripeterlo, abbiamo le montagne più alte dell'Appennino, però purtroppo quando si parla poi di meteorologia si passa dalle Marche alla Puglia, non riesco a capire perché. Abbiamo un mare bellissimo, abbiamo laghi, fiumi, colline, tantissime situazioni che comunque devono cominciare a fruttare da un punto di vista di lavoro ma anche di economicità. Oh, io vedevo prima Nairo Quintana che saliva sulle rampe del Blockhouse, mi ricordavo qualche minuto fa quando andava la mia ricognizione, ho visto che più o meno la velocità e la cadenza di pedalata non è la stessa, più o meno, non molto meno che più. Questa cosa che ha detto National Geographic è molto bella per l'Abruzzo, questa cosa che ha ricordato Maurizio dei parchi è molto bella per l'Abruzzo. Assessore Paolucci, io voglio chiudere questa puntata particolare di Strade d'Abruzzo guardando al futuro della nostra regione, sempre chiaramente poi in tema di ciclismo. Lo scorso anno Roccaraso, località Aremogna, abbiamo apprezzato quella che l'inverno è la piccola Cortina, l'abbiamo apprezzata ciclisticamente parlando. Quest'anno siamo andati sulla Maiella salendo da Rocca Morice, insomma manca il Gran Sasso. Noi siamo pronti e siamo in attesa che Maurizio nel prossimo incontro con RCS ci dia le indicazioni migliori. La regione vuole? Assolutamente sì, la regione vuole continuare a investire, perché la regione sia lo scorso anno a Roccaraso e abbiamo aperto le nuove cabinovie, oggi al Blockhouse abbiamo intenzione di investire ed è scritto sul master plan sui trasporti a fune piuttosto che la ciclopedonabilità dell'ex area di risulta costiera, e quindi siamo davvero a disposizione per coordinare una bella cartolina della nostra regione, un bel investimento per accogliere tante persone. Maurizio, prima poi, di parlare, no, voglio dire un'altra cosa importante, perché questo è il lato molte volte dolente che si riscontra con l'RCS. Abbiamo chiuso anche da un punto di vista economico, nel senso che non ci sono problemi nel pagare ciò che era dovuto. Sì, siamo stati seri, loro l'hanno apprezzato. E allora ci ridaranno anche la Tirreno il prossimo anno? Non lo so, io avevo detto che non volevo fare più nulla, però mi piace tanto organizzare, mi piace partecipare, mi piace valorizzare l'Abruzzo, poi quando trovi anche delle persone che comunque ti danno soddisfazioni nell'aiutarti a fare queste cose. Non lo so, io adesso a giugno andrò su, parlerò del resoconto finale del 2017. Andrà con l'assessore Paolucci?
Se vuole venire, io non ho nessun problema. No, per firmare subito l'accordo della tappa. Dico. Siamo pronti, siamo pronti. Se c'è tanta buona volontà. Io ho tanta una proposta, un'idea ce l'ho. Prego. No, non la dico perché le idee devono essere suffragate anche da concretezza. Se alla mia idea piacerà, io garantirò a chi di dovere che ci sono i presupposti, ma soprattutto è la regione come ente che vuole che ci sia questo arrivo e questo passaggio, io penso che si possa fare. Posso accennare io qualcosa? No, penso meglio di no. Non lo so, io ho immaginato da come hai detto tu, ho immaginato perché credo che l'Abruzzo ha sempre dimostrato tanta solidarietà, quindi ho già capito, però sì, manteniamo. Però ci sono anche delle altre particolarità e l'assessore Paolucci lo sa perché è stato interpellato in... Dai, diciamo, un passaggio a Rigopiano, dai. Non lo so, perché mi hai anticipato, stavo dicendo che l'assessore Paolucci è stato già interpellato da un ente importante, c'è un comune della Riviera che ha fatto richiesta ufficiale per ospitare la tappa. Me l'abbiamo già detto tempo fa, francamente. Sì, adesso bisogna capire tante cose. Facciamo due tappe per un anno, facciamo un'eccezione, dai. Vedo che c'è tanta disponibilità, facciamo due tappe. Una per velocisti a Francavilla e una si va sull'Appennino, su oltre quota 2000. Vediamo. Io mi auguro che ci siano anche altri benefattori, perché... che partecipano al costo. Quest'anno c'è stata la Regione che ha avuto un ruolo importante, ci sono stati degli enti comunali che hanno contribuito, ci sono stati degli sponsor privati. Ti dico una cosa, Maurizio, io sono stato qualche ora fa, prima di tornare alla cronometro del Sagrantino, i buoni vini della zona di Foligno e di Montefalcone, diciamo che si sono dati da fare per organizzare la cronometro, chiamata cronometro del Sagrantino. Sì, so che la cronometro che si svolgerà è stata praticamente sponsorizzata dalle cantine che sono sul territorio. Qui ce ne sono tanti in Abruzzo, ce ne sono ad esempio. Tante, potremmo fare una cronometro sponsorizzata dalle cantine, anche perché no? Perché no? Non può essere sempre. Sorride l'assessore perché stanno venendo fuori tante idee belle per l'Abruzzo, vero assessore? Che abbiamo voglia ovviamente di cogliere al volo. Chiaramente l'Abruzzo non è solo ciclismo, ne abbiamo parlato diffusamente questa sera perché dovevamo fare un resoconto della splendida giornata del Blockhouse. L'Abruzzo è sci, lo abbiamo documentato quest'inverno con Neve d'Abruzzo. L'Abruzzo internazionale di tennis. Sarà, esatto, internazionale di tennis a Francavilla perfettamente riusciti, sarà sci anche il prossimo anno, sarà pallavolo, quest'anno basket con il trofeo delle regioni, quindi lo sport è di casa. Ci siamo candidati al trofeo delle regioni per la pallavolo. L'Abruzzo ha lo sport nel DNA, questo lo possiamo dire, e ha fatto Maurizio, grazie a voi, una splendida figura in Mondovisione qualche giorno fa sul Blockhouse. Sì, se posso fare un appello al comune di Pretoro, al comune di Letto Manoppello e al comune di Rocca Maurizio, tutte e tre comunque nella tappa che si è tenuta ieri hanno tutte e tre usufruito di visibilità. Io chiedo a loro di dedicare su ogni salita di competenza un cartello che dia a chi verrà da fuori: questa è la salita del Blockhouse che parte da Pretoro, lunga tot chilometri, con pendenza media tot, la stessa cosa. Perfetto. Si può fare a Letto Manoppello, ma soprattutto bisogna farla a Rocca Maurizio, perché fra le tre sono tutte e tre importanti, però quella che da un punto di vista così offre maggiore appeal nei confronti dei ciclisti è quella di Rocca Maurizio. L'ultima con l'assessore Paolucci: tra qualche giorno si andrà sulle Dolomiti, magari per chi ci vede in registrata già si è andati sulle Dolomiti, e guarderà il Giro d'Italia in TV. L'Abruzzo non ha nulla da invidiare al Passo Gardena, al Passo Sella, al Mortirolo, allo Stelvio. Assolutamente Stelvio, no. Tra l'altro, ripeto, con questa peculiarità che soltanto noi possiamo permetterci di vedere una splendida cartolina di un trabocco con un arrivo in salita come quello. Anche perché quando l'ho fatto l'intervista quest'inverno, si ricorderà Paolucci, con i bimbi delle scuole nel progetto scuole su a Mamma Rosa, sciavamo con 3-4 metri di neve naturale e alle nostre spalle la telecamera inquadrava il mare limpido. Straordinario, davvero straordinario. Assolutamente sì. Grazie assessore Paolucci, complimenti per tutto quello che fate per lo sport e non solo in Abruzzo. Maurizio, grazie per la splendida giornata di sport che hai regalato sul Blockhouse. Mi raccomando, ma io ringrazio chi mi ha aiutato a fare. Mi raccomando, non molliamo, andiamo avanti. Vabbè, vediamo. Andiamo avanti. Grazie a Danilo Cinquini in regia. Noi torneremo dalla prossima settimana con una chicca. Da strade d'Abruzzo diventeremo mare d'Abruzzo la prossima settimana, perché vi racconteremo delle regate, vi racconteremo la barca di Luna Rossa che farà la costa abruzzese, e poi torneremo con strade d'Abruzzo non appena Maurizio sarà pronto per tornare a pedalare con noi. Buonanotte, ciao! Allora,